diciamo che tu sei passato dall'agonismo a un momento di paura, alla ripresa, alla rinascita come un'araba fenice, sei ripartito utilizzando un altro strumento, un altro mezzo, ma sempre lo sport è lo strumento per riuscire poi ad allenarsi anche a risolvere i problemi della vita. Hai avuto la forza di rappresentare proprio come testimonial in tanti progetti, in tante idee che tu hai avuto, ma anche condiviso insieme a molti altri, e è arrivato poi il momento della presentazione, di diventare appunto simbolo, ma anche partecipare con delle associazioni a dei progetti importanti. Ce li vuoi raccontare alcuni di questi progetti, come partecipavi poc'anzi di qualche associazione che sono finalizzati anche a obiettivi tipo quello che può essere appunto l'accessibilità in alcune strutture specialmente istituzionali o culturali come i musei, piuttosto che semplicemente i marciapiedi delle grandi strade, che a volte la maleducazione di molti automobilisti o di qualche automobilista va a mettere la macchina sopra il marciapiede, non è possibile passare, specialmente chi è in carrozzina, altre cose. Quindi passiamo da un invito a comportarsi in modo civile alle persone a dei progetti dove proprio ci sono delle infrastrutture che non permettono queste accessibilità, e che in qualche modo tu stai insieme ad altri, insieme a delle associazioni, come testimonial, affrontando questa problematica proprio per favorire l'accessibilità a molte strutture. Beh, ormai sono da anni che collaboro in questo senso in maniera diretta e anche, come dire, con tante belle energie da condividere con il progetto Adam, il cui nostro riferimento è il professor Paolo Maria Vissani, una persona eccezionale con il quale condividiamo proprio questo concetto della fruibilità, che non si misura solo sull'accessibilità, ma anche sulla qualità dell'accoglienza, sulla capacità di portare una comunicazione estesa, trasparente ed efficace, in maniera tale che tutte le persone possano essere messe in condizione di muoversi a seconda delle proprie difficoltà e di raggiungere i propri orizzonti, dei luoghi e degli spostamenti nella gradevolezza dello spostamento, nel gusto del viaggio. E quindi in questo incontro con questa associazione, diciamo, il mio spirito sportivo si è tradotto poi nella proiezione di vedere anche delle situazioni che migliorano, no? Abbiamo avuto un'esperienza pazzesca, direi, agli scavi di Ostia, quando in un contesto completamente inaccessibile abbiamo potuto verificare, ciascuno, eravamo le più differenziate persone con disabilità differenti, no? Ognuno con la propria disabilità si è attrezzato per poter vivere un posto inaccessibile in una condizione di fruibilità, che sembra incredibile, no? Però è stato un messaggio forte nel quale anche la direttrice degli scavi rimase sorpresa, e che poi magari adesso con questi 2 anni un pochino imbalsamati ci siamo un po' bloccati, ma sicuramente è un'esperienza pilota che abbiamo replicato in altri contesti, ma che sicuramente determinerà una crescita anche della qualità del nostro stare insieme. Siamo molto orgogliosi di aver portato avanti in questo caso qui a Perugia con il Minimetrò un grandissimo e bel progetto di formazione all'interno dell'info point del mini metro, attraverso il quale abbiamo favorito anche una sorta di monitoraggio di tutte le realtà, diciamo, contigue alle varie fermate del mini metro, perché questo spostamento non sia solo un mero spostamento, ma anche un viaggio, una possibilità per le persone di conoscere meglio Perugia nella praticabilità e nella fruibilità. È chiaro, Marco, che facendo io vado, proseguo, perché dalla tua domanda riesco a collegarmi un pochino, ti faccio per quello che posso, perché come vedi la mia sintesi è sempre un po' difficoltosa, perché te ne vorrei dire 2000, ma ci tengo a. Grazie, anzi, che ci informi, come a tutti gli amici di RTN Radio che ci stanno ascoltando, e gli amici di Ti About salutiamo, Umbria, certo. e tutti gli ascoltatori che appunto ci seguono, in particolare in modo che noi diamo voce a queste problematiche. E a te in particolare in questa occasione, che ci puoi raccontare e far sì che si metta un semino
piccolino o grande che esso sia, in modo che possa germogliare un po' di filosofia e di senso civico della ragione, ma soprattutto spingere qualcuno che possa stare nella stanza dei bottoni e che ha le capacità decisionali e soprattutto i finanziamenti per poter aiutare determinate cose, a provare a cambiare anche solo un aspetto di queste grandi difficoltà. Diciamo dal 94, che è l'anno in cui ho avuto l'incidente, devo dire che le cose sono molto migliorate, la consapevolezza anche del concetto di disabilità, della persona disabile, delle difficoltà che può incontrare nella mobilità quotidiana si è accresciuta tantissimo, sia sul versante delle istituzioni che anche sul versante delle iniziative di promozione sociale di un bel numero di associazioni spalmate su tutto il territorio italiano, quindi sicuramente nel 94 c'era molta più difficoltà anche nel comprendere questa realtà. Assolutamente, Luca, e le cose sono un po' cambiate. Allora, sì, ti puoi un po' raccontare anche un tuo progetto, che io ho visto che ero a casa di amici l'altra sera, che salutiamo, tu hai fatto riferimento a Paolo, all'associazione poco anziana. Sì. Era a casa di amici nostri comuni, no? E io ti ho visto in una foto dove Emanuele e Beatrice, insomma, sì, hanno mostrato, che salutiamo Emanuele e Beatrice. Ciao. E c'eri proprio te in una di queste foto che ti ho detto in un'altra occasione, dove eravate con Paolo in piazza 4 Novembre, cioè la piazza centrale del centro di Perugia, proprio vicino a Palazzo dei Priori, davanti al Duomo, proprio in maniera centrale, proprio perché portate questi messaggi di sensibilizzazione di questi temi. Ci vuoi raccontare quello che tu hai annunciato qualche giorno fa, per esempio sulla pagina Facebook, di quello che farai tra poco? Beh, questo mi permetterà poi di riagganciarmi a quell'esperienza, diciamo, potente di cui volevo parlare. Il 14 luglio, ma caro Marco, e se tu sei in grado di venire su a unirti alla spedizione, il 14 luglio si andrà alla conquista della Francia, mica non solo, cioè andando a scalare l'Alpe d'Huez il giorno della presa della Bastiglia, vuol dire che la spedizione italiana che si unirà, tutte le persone che verranno con me a scalare l'Alpe d'Huez, segneranno il tricolore dentro la presa della Bastiglia, insomma, ecco, quindi mi devo allenare, bellissimo, Marco. Bellissimo. Ecco. E quindi come ti è venuta questa idea? Ci racconti allora un po'? Esatto, si collega bene perché è da, diciamo, 4 anni che porto avanti questo progetto insieme alla Fondazione Casartelli, perché chi non lo sa, purtroppo il nostro Fabio Casartelli è un eroe, fra virgolette, un campione nostro di ciclismo, che esattamente un anno dopo il mio incidente, proprio il 18 luglio del 95, il mio incidente è avvenuto nel 18 luglio del 94, cadde rovinosamente al Tour de France e ci lasciò le penne. E io venni a saperlo mentre ero in riabilitazione in Germania il 19 luglio, e la cosa clamorosa fu che al momento che mi fecero vedere, sapendo che ero un ciclista, che avevo corso diciamo anche con lui a livello dei dilettanti, io praticamente, lui quando vinse Capodarco questo però lo aggiungo dopo, adesso specifico questo che è importante, praticamente quando vidi la notizia mi rinchiusi su una stanza, ho pianto per 15-20 minuti, ho pianto di un pianto fortissimo. Perché? Perché in un anno ancora non avevo sviluppato alcuna lacrima sulla mia condizione, che da un punto di vista è stato buono, perché mi ha dato subito la forza di reagire, cioè ho avuto subito questa determinazione, però in un certo senso le lacrime mie sono sul mio incidente, quindi il dolore che dovevo in qualche modo elaborare, no? Si sono sviluppate dentro la vera tragedia, che era quella di un atleta, che non era solo un atleta, ex campione olimpionico, ma anche diventato padre da 2 mesi. E lì ho capito la grande forza in cui io ero immerso, la grande opportunità di poter continuare ad essere protagonista della mia vita. E quindi quel mio dolore, non tanto per me ma per Fabio Casartelli, sicuramente per me è stato un altro momento di forte crescita e di adesione
ancora più energica all'esserci, alla vita. E quindi da lì è partita una collaborazione con la Fondazione che si è generata anche dal fatto che l'anno dopo della sua morte una delle gare più incredibili a livello internazionale, il Gran Premio di Capodarco, è diventato Memorial Fabio Casartelli. Gli organizzatori, Gazzoli e il team Capodarco, mi insignirono a me come premiato dalla comunità di Capodarco in soldi, mi dettero una sovvenzione per fare riabilitazioni. E hai visto anche te dove mi ha portato, no? Anche un certo percorso di riabilitazione. Quindi il ciclismo è stato fortissimo per me, non mi ha tolto, ma semmai mi ha sostenuto anche nelle fasi complicate. Allora da lì, in quel palco, praticamente dissi a tutti quanti che, come no, di là sono andato a scalare il Giro d'Italia, anche lì a Capodarco decisi che dal 97, e quindi sta avvenendo ormai da tutti questi anni, consegno il premio mio personale non all'atleta vincitore, ma all'atleta più combattivo, a segnalare l'adesione all'amore per lo sport che dopo un anno continua, e anche ad onorare la memoria di Fabio Casartelli. Lì poi spesso vado nelle scuole a parlarne ai ragazzi e faccio vedere questo video nel quale, dopo un po' di anni, quando ho recuperato una maggiore efficienza, adesso anche a Capodarco faccio i miei 18 chilometri con la salita finale e il muro, e all'arrivo sono con Marina Romoli, un ex professionista che anche lei ha lasciato l'uso delle gambe per conseguenza di un incidente, e ci arriviamo abbracciati insieme all'arrivo con i genitori di Fabio dietro. Quindi l'immagine è molto forte, è simbolicamente potente, perché i genitori di Fabio sono lì a sentire un dolore inenarrabile, e però due persone come me e Marina, che magari abbiamo dei deficit motori, manifestiamo tutta la nostra gioia di vita ad onorare la memoria di Fabio. E quindi in questo caso rientra anche la storia dello sport, come riesce a farti vivere delle esperienze talmente forti che ti maturano dentro, ti fanno percepire un modo di vivere la vita veramente importante, mai definito. Bellissimo questo racconto, è da brividi veramente, Luca, per l'emozione che ci hai trasferito e che immagino che tu hai provato anche in questi momenti, no? Assolutamente, tutte le volte è così. Tutte le volte è così, sono emozioni molto forti. Sì. E allora stiamo andando verso... Quasi alla fine, quasi non alla abbiamo fine. Raccontato niente quasi. Insomma, però io tu lo sai, quando siamo insieme io e te facciamo sempre delle belle lunghe chiacchierate molto. Un po' sulla vita in genere, no? E su tante altre cose. Una sera ci siamo fermati a guardare il colore del lago sotto le stelle, sotto la luna, no. E abbiamo un po' dissertato su questa cosa. Marco, farei un parallelismo, così faccio subito altri due o tre agganci. Da tre giorni sono diventato vicepresidente del GOT, del gruppo degli operatori turistici del Lago di Seo, perché è partito tutto un progetto. Io proprio questa la volevo tenere, questa cosa qui, bellissima, no, hai fatto benissimo. Raccontaci questa del Lago di Seo, perché è bello. Tu da un lago lacustre, dal lago Trasimeno, hai trovato questa espressione al Lago di Seo, ma secondo me un pensiero per il Trasimeno ce l'hai sempre. Assolutamente sì, quest'estate con la mia dolcissima amica di Rimini, con la quale abbiamo costituito il Fuori Tabella, siamo stati in una settimana in un tour esperienziale. Luca, salutiamo anche lei. Allora, Lucia, la Lucia Mazzotti. Ciao Lucia, allora da Rimini. Allora ti vorremmo anche a te presto in trasmissione. Voglia. E lei, fra l'altro, laureata in economia del turismo, pensa te, no? Poi una appassionata di ciclismo, ha corso anche lei in bicicletta, e ci siamo conosciuti tramite un'intervista, pensa te, fatta da lei, Fuori Tabella. E praticamente siamo andati nella nostra seconda mission per misurare la mobilità alternativa e sostenibile nei luoghi turistici. L'anno scorso il Lago di Garda, quest'anno il Lago di Seo. E quindi muovendoci dentro questa realtà, abbiamo fatto una settimana molto intensa nella quale abbiamo rilevato una realtà interessante, quindi ci siamo interfacciati in maniera molto proficua
con il direttivo del GOT, quindi la referente, la presidente, che ci ha messo a disposizione in pratica delle guide turistiche, quindi tutto un modello di accoglienza che è stato veramente molto gratificante. Fra l'altro la presidente Silvia Schiavini, che salutiamo anche lei, una persona vulcanica, è colei che ha organizzato. Buonasera Silvia, allora un caro saluto anche da Marco oltre che da Luca ovviamente. Grazie, e praticamente lei è stata la promotrice dell'apposizione della statua di Marco Pantani su a Monte Campione. Oh, esatto. E fra l'altro quest'anno abbiamo già messo in calendario, prima del Giro d'Italia, anche la scalata di Monte Campione, no? Quindi per farti capire, con questo clima abbiamo mantenuto dei rapporti, degli scambi molto forti, ci siamo ritrovati dentro le fiere e quindi si è deciso, insomma, insieme di entrare nel consiglio direttivo e poi, dandoci i ruoli, a questo punto anche in questa mia passione di rapportarmi con le istituzioni mi hanno dato questa incombenza che io ho accettato ben volentieri e che, come ti dicevo nel background, praticamente questa sarà un'esperienza che paradossalmente mi permetterà di essere più presente anche sul Lago Trasimeno, cercando di favorire dei gemellaggi, delle situazioni di scambio che possano far valere quelle che sono le migliori prassi sull'accoglienza e sulla capacità di far filiera turistica dentro dei paesaggi che sono stupendi. Anche il Lago di Seo ha dei tramonti fantastici, ha dei luoghi molto, molto caratteristici, poi poco sopra c'è la valle delle incisioni rupestri. Noi il Lago Trasimeno sta diventando l'apoteosi dei tramonti mondiali, fra virgolette. Assolutamente. E quindi abbiamo veramente tante cose da mettere in campo e questo sicuramente ci permetterà di allargare i nostri orizzonti. Contestualmente sto portando avanti questo rapporto che tu ben conosci con la Fondazione Michele Scarponi per la sicurezza stradale, e anche lì l'esperienza è veramente potente, perché purtroppo Michele ci ha lasciato nel momento proprio più inaspettato, come purtroppo accade in queste tragedie. E anche la collaborazione con lo spazio Pantani si lega poi al fatto di trasmettere soprattutto l'anima di questi campioni che sono ci hanno lasciato tragicamente, e portare a trasmettere la loro anima soprattutto ai giovani, tant'è che su questo c'è l'Icuvium, e salutiamo Giorgio Tomassoli che è il factotum di questa scuola di ciclismo, Marco, che venne proprio anche nei giorni degli Avanti Tutta Days. Certo, fantastico. E venne Giorgio con Laura, sono persone eccezionali, e con loro stiamo sviluppando un percorso di vicinanza e di accompagnamento dei ragazzi alla pratica sportiva, non esclusivamente agonistica, ma anche per migliorare la destrezza e anche per dare un contributo a quello che è la consapevolezza del muoversi sulla strada, e quindi ritornando anche ai temi della sicurezza stradale. Su questo ho anche in essere una collaborazione con la scuola di ciclismo Moreno di Biase, un mio altro ex, lui diciamo più giovane di me, quindi quando io sono caduto lui era ai primi anni da dilettante, poi ha fatto il professionista e anche lui ha una scuola di ciclismo dove magari è un pochino più riversata sull'agonismo, ma contemporaneamente è molto bravo a sviluppare percorsi di educazione e di addestramento ai ragazzi, e quindi puoi ben capire che sono contesti nei quali mi entusiasmo alle stelle. Assolutamente, tu sai che come Marco, insomma, come attività di informazione e anche come RTN Radio, noi siamo disponibili e ti siamo vicino proprio per informare e documentare i nostri ascoltatori su tutte queste vicende che tu segui direttamente. Quindi la nostra radio, Luca, ovviamente ti è vicino, e soprattutto per amplificare e aumentare il messaggio che tu tutti i giorni dai. Complimenti. Beh, ti posso già preannunciare che a giugno abbiamo fatto un incontro con l'amministrazione di Gubbio, dove è intervenuta la Fondazione Scarponi con Marco, lo Spazio Pantani con Stefano Bagnolini e tutti i pirati. A giugno faremo un bel evento a Gubbio dove si parlerà di pubblica sicurezza con l'amministrazione, con le scuole, nell'obiettivo anche di condividere dei percorsi e degli step di miglioramento della qualità della vita cittadina attraverso anche proprio l'incentivo allo spostamento in bicicletta e a piedi. Quindi magari quello potrà essere un evento da condividerci, certo. No?
Assolutamente sì, e quindi come RTN Radio daremo disponibilità delle nostre onde, dei nostri gigabyte, dei nostri social per trasmettere questo evento. Assolutamente sì, Luca. Assolutamente grazie sì. Marco, e ci tengo anche a ricordare, per esempio, che a fine novembre, l'avrai visto, sì. Siamo stati con l'Avanti Tutta a trovare in cantina il mio mito, il mio idolo, Francesco Moser. Perché poi, lo so. È nato tutto mentre era sul lago di Seo. Alessandro Rapuan ha, come dire, ha lavorato da dietro le quinte con Lucia Mazzotti, con Silvia Schiavini, poi con Federico. Insomma, si è creato un evento nel quale Francesco Moser ci ha dato la disponibilità a riceverci, e quindi abbiamo portato sulla storia del Leo. Che ha segnato, diciamo, ha lasciato Moser molto molto impressionato positivamente, perché ci ha visto proprio quella determinazione che lo sport ti dà ad affrontare anche situazioni drammatiche, come è stato il percorso del Leo. E quindi, insomma, anche queste contaminazioni sono fantastiche. Certo, ricordiamo Leo Cenci, appunto, che è anche lui uno sportivo che ha avuto un terribile male che l'ha portato alla scomparsa, ma che è rimasto forte con la memoria, e c'è appunto l'associazione Avanti Tutta che porta avanti questo tipo di messaggio con tanti amici che sono intorno. Esatto, Leonardo Cenci che combatte quotidianamente con la vita, e che non solo combatte con se stesso, ma crea un contesto nel quale altre persone possano giovare per la loro vita, quindi veramente un'esperienza. Leonardo Cenci è veramente una grande persona che ha dato insegnamento a tanti altri, insomma, ed è ancora oggi, anche se non è più presente su questa vita terrena, ci guarda da qualche parte ed è sempre un bell'esempio per tutti quanti. Vero. Bene Luca, allora siamo alla fine, il saluto finale, noi ovviamente abbiamo sempre un'attenzione verso i giovani, verso i ragazzi, vuoi dare un messaggio a chi ci sta ascoltando, a questi amici di RTN Radio, di About Umbria e agli altri ascoltatori, in modo particolare ai giovani? Ma io sì, molto ben volentieri, soprattutto anche di fronte ad una situazione di pandemia che stiamo vivendo da 2 anni e che spesso e reiteratamente rischia di farci regredire nella nostra interiorità, quando invece è importante, in una condizione, in una situazione di incertezza così, cercare di guardare sempre un pochino la luce in fondo al tunnel, quindi cercare di gestire un po' anche queste che sono situazioni complicate con il giusto spirito, e quindi con la giusta sdrammatizzazione, ma anche con la consapevolezza che tutti insieme e con il giusto atteggiamento si può superare certe difficoltà che non sono date solo dal virus, ma anche da una incapacità del potere politico di gestirlo come dovrebbe essere gestito, e quindi non favorendo le migliori energie. E quindi spesso e volentieri, in questo caso, nella dinamica istituzionale italiana, come dire, la società civile riesce molte volte ad essere un pochino più avanti rispetto a quei giochi che magari come dire, ingessano, imbalsamano, rendono come dire, inefficace quelle che sono le decisioni giuste da prendere. E quindi di fronte alle difficoltà è importante che ognuno possa metterci del proprio e sentirsi protagonista di una condivisione positiva, sia di soluzioni che di energie, ma anche di atteggiamento soprattutto. Bene Luca, veramente grazie anche per questo messaggio, per la tante cose che ci hai raccontato, che ci hai fatto partecipi, di grande sensibilità, tu sei una bellissima persona e l'hai dimostrato anche questa sera con tutti i temi che ci hai dedicato, quindi veramente ti ringraziamo, ti facciamo un grande saluto, così come salutiamo tutti gli amici di RTN Radio per la rubrica Sport e non solo, un caro saluto a Luca Panichi. Ciao a tutti, e posso aggiungere? Certo. Marco, questo è come abbiamo iniziato il nostro discorso con Annalisa Baldi, lo potremmo concludere invitando
e questo è quasi un'imposizione, ma direi un'imposizione piacevole, potremmo anche organizzare un nostro duetto cantando una canzone di Umberto Tozzi. ma non con me, non con me, con Annalisa, Luca e Annalisa. Certo, io e Annalisa, con te che ci dirigi, che fai il direttore d'orchestra, e quindi lanciamo questa prova fortissima, perché cantare Umberto Tozzi a livello internazionale non è una cosa semplice. Fantastico, Annalisa, ci stai sicuramente ascoltando, insomma, raccogli l'invito di Luca per questo duetto per RTN Radio. Fantastico, Luca. Ciao, bene, ciao Marco, grazie di trovarci nel nostro mondo green. Assolutamente sì, il mondo green è importante, perché questo probabilmente sarà un altro argomento che presto riaffronteremo. D'accordo. Luca, grazie ancora, caro saluti a tutti. Ciao. Saluto anche da parte mia a tutti gli ascoltatori. Ciao. Dal vostro Marco Pareti un caro saluto. A presto. Ciao Luca.